Amareggiato, deluso e perplesso, all'indomani delle dimissioni di Carmela Pisani dall'attuale amministrazione, Salvatore Bottone, sindaco della città di Pagani, commenta con grande rammarico la decisione della sua ex collaboratrice, non comprendendone né i motivi né la scelta. Le dimissioni protocollate ieri mattina dall'ex assessore non intaccano però la tenuta dell'attuale maggioranza, che nelle prossime ore conoscerà anche il successore dell'ex assessore. Carmela Pisani la lascia. Sì, Carmela, così come anche gli altri assessori che avevano sui ruoli di vice sindaco, ruoli di componenti di società, ecco, ruoli importanti all'interno di, nel corso di questi anni all'interno della mia amministrazione, oggi hanno sancito, ecco, il loro allontanamento definitivo da me. L'avevano fatto precedentemente, ma per crearsi una loro collocazione politica, perché avevano detto che loro, essendo uomini di destra, non potevano, diciamo, fare un percorso insieme al centro-sinistra, insieme al PD, verso il quale io mi ero avvicinato, ma poi era stata una scelta quasi democratica, quasi decisa all'unanimità da parte di tutti i componenti del mio gruppo, anche di questi qua che sono andati via adesso. Ma la cosa che mi fa sorridere, la cosa che mi lascia poi perplesso, perché si vede che non è una questione politica, è che alla fine i signori, gli amici, si sono avvicinati ad una parte della sinistra che è ancora più estrema di quella che oggi sta con me e lavora accanto a Salvatore Bottone. Qualcuno dice che la sua maggioranza, con l'uscita di scena dell'assessore Pisani, la sua maggioranza perde pezzi e soprattutto consistenza. No, perché anzi, noi nel corso di questi anni, da un punto di vista elettorale, avevamo aumentato il nostro consenso con la presenza all'interno della mia maggioranza di persone che non erano stati con noi nell'ultima campagna elettorale, che adesso invece sono parte integrante della mia attuale composizione di liste, così come abbiamo avuto qualche problema con questi amici, senza ombra di dubbio, ci mancherebbe altro, però stiamo bene anche noi, lavoriamo per completare le nostre liste e quindi da un punto di vista elettorale l'uscita da parte di questi amici ci darà qualcosa in meno da un punto di vista di rapporti, perché io ho sempre fondato la mia attività politica su un rapporto personale. Per me viene prima l'amicizia, viene prima la stima personale e poi viene l'atteggiamento politico. No, non ho avuto modo di pensare a questo, perché ecco, io sulle giunte ci ho messo tanto tempo nel decidere e nel scegliere poi chi ci doveva affiancare nel percorso. Immaginate che io ieri mattina non lo sapevo ancora che andassero a fare la conferenza stampa e di sostenere un altro candidato sindaco, non sapevo ancora che l'assessore Pisani si era dimesso, quindi immaginate che cosa, adesso non avevo niente di preventivato, qualcun altro ce l'aveva già preventivato, io non avevo niente di programmato e adesso dovrò lavorare in queste ore per poter sostituire l'assessore Pisani e magari altri componenti in altri ruoli che ritengo importanti per questi ultimi mesi di attività. Ecco, lei ha parlato di una nuova presentazione, di una nuova compagine, ieri si è presentato anche l'avvocato De Pascale. Come giudica questa candidatura del giovane professionista paganista? No, l'ho sempre detto, a me fa piacere che in questa fase, in questo momento ci sia tutto questo avvicinarsi di professionisti, di giovani alla gestione amministrativa del comune di Pagani. Non li ho visti nel corso di questi anni così attenti alle attività amministrative, perché ecco, probabilmente non erano interessati fino a un certo momento. Adesso li vedo tutti interessati, fa piacere, significa il lavoro che io ho fatto nel corso di questi mesi, nel corso di questi anni, ha dato un po' di tranquillità. Prima scappavano tutti, nessuno voleva candidarsi, nessuno si voleva proporre nemmeno a rivestire ruoli. Oggi si avvicinano, allora significa che il comune ha ripreso di nuovo quella credibilità che aveva perso, dà ancora fiducia a chi si deve candidare, così come la fiducia nei propri dipendenti, e questo è importante. E questo è un lavoro che ho fatto io.
io, ho recuperato io credibilità alla città, ho recuperato quello che era l'aspetto finanziario della città, ha creato un po' di armonia, un po' di serenità all'interno della casa comunale, e quindi ecco, i giovani adesso si possono avvicinare, possono proporsi, anche se ritengo che la situazione di un ente come il nostro, come quello del Comune di Pagani, ha necessità di essere mantenuta, guidata da un certo che di esperienza alla base, ci deve essere anche un po' di esperienza, ci deve essere un po' di attività, perché la situazione non è semplice, i problemi sono tanti, e quindi avere già dimestichezza secondo me è una cosa essenziale per chi dovrà fare chi dovrà candidarsi a sindaco, per chi dovrà poi fare il sindaco di questa città.